Il primo rapporto dell'Osservatorio sul sistema dei farmaci generici in Italia, realizzato dalla Società di Studi Economici Nomisma per Assogenerici, lancia l'allarme sulla sostenibilità delle imprese. Osservando l'analisi di costi e ricavi, i conti non tornano, soprattutto perché le aziende dei generici non recuperano il gap sulla crescita dei costi di produzione. La continua pressione verso il basso dei prezzi dei farmaci generici ha costantemente eroso la marginalità delle imprese del comparto. La sostenibilità economica di molte imprese potrebbe risultare a rischio e potrebbe determinare nel futuro la cessazione nella disponibilità di alcuni farmaci generici. È che le imprese dei generici hanno visto calare la loro marginalità in maniera molto importante dal 2010 al 2016, ultimo anno in cui avevamo i dati, del 45%. Questo a fronte invece di un mercato che è cresciuto tanto come domanda. Questo perché c'è stata una fortissima pressione sui prezzi, che da un lato è ottimo perché libera delle risorse per la sanità sui generici, dall'altro bisogna fare attenzione che un'eccessiva concorrenza potrebbe nel medio termine mettere a repentaglio il sistema produttivo. Quindi questo è un primo punto di riflessione importante. Ci sono delle difficoltà oggettive e che risiedono soprattutto per le imprese che producono per il mercato italiano, difficoltà che sono relative ai prezzi. I prezzi perché c'è una costante, inesorabile compressione dei medesimi, i costi evidentemente non possono essere ridotti più di tanto, quindi le marginalità si stanno sempre più riducendo e fino a un momento in cui l'impresa può decidere in primo luogo di non produrre certi prodotti e questo crea poi dei problemi a valle. Come la carenza di farmaci e c'è poi un disagio o un problema per il cittadino paziente.